24. Le ultime notizie. Che è stata chiesta al comune dalla fondazione e dall'associazione Luminelli, perché desideriamo dare alcune comunicazioni importanti, tra le quali il programma di quello che abbiamo intenzione di organizzare da adesso alla fine dell'anno. Poi, come di consuetudine, convocheremo di nuovo la conferenza stampa a metà gennaio per presentare la bozza del calendario dell'intero programma delle due fondazioni e associazioni Luminelli per tutto il 2020, che stiamo componendo e di cui non possiamo, naturalmente oggi non vogliamo e non possiamo dirvi tutti i particolari, ma vi possiamo dire che stiamo preparando un programma sensazionale. Quindi vogliamo essere all'altezza delle speranze e dei desideri della benefattrice Paola. E prima di dare lettura a quelle che sono le novità dei prossimi tre mesi, oltre che ringraziare Lucio Pizzi per la sua disponibilità, per la sua ospitalità, gli lascio la parola perché ha una comunicazione che credo importante e che farà piacere a tutti. Grazie Antonio, buongiorno a tutti. Io vi ringrazio per la vostra presenza, vi porgo il mio saluto personale e quello di tutta l'amministrazione comunale di Domodossola. Non mi soffermerò a ripetere, anche perché credo che me l'abbiate già sentito dire più volte, anche se non guasta mai, anzi, quanto sia forte e quanto sia importante la sinergia e il rapporto tra l'amministrazione comunale e la Fondazione Associazione Luminelli, e quanto profondo sia il ringraziamento che la nostra amministrazione e la comunità tutta deve fare per la cultura, gli eventi che possono essere respirati in questa città grazie alla Fondazione, all'Associazione e alla generosità incredibile di Paola Angela Luminelli. Voglio invece soffermarmi su un dato che era già emerso, perché il Comune ha chiaramente tempo fa pubblicato la delibera. La Giunta Comunale ha deliberato già tempo fa di intitolare una piazza a Paola Angela Luminelli, precisamente con una ridefinizione. La parte di piazza che è fronte proprio a Palazzo San Francesco, questo evidentemente non è un caso, ma si è cercato proprio un luogo che avesse un significato particolare e quale poteva essere meglio della piazza antistante Palazzo San Francesco, luogo di cultura. E come dicevo poco fa durante una breve intervista, l'amore che Paola Angela Luminelli ha dimostrato verso la nostra città e la nostra comunità non può essere neanche commentato, è difficile trovare parole, è stata una spinta emozionale, un amore veramente incredibile. E quindi noi, per quel poco che possiamo, abbiamo ritenuto di dover onorare la sua memoria, il suo grande gesto di generosità, con un ricordo indelebile che appunto sarà appunto l'inaugurazione della piazza. È nelle nostre intenzioni inaugurare piazza Paola Angela Luminelli il giorno 3 di ottobre, dopo le ore 16, perché abbiamo predisposto anche la partecipazione della banda e quindi per questioni organizzative dobbiamo andare necessariamente dopo le ore 18, sarà intorno alle 18.15, 18.30 massimo. È già tutto pronto, targa compresa, aspettiamo solo il definitivo parere della prefettura, perché in questi casi c'è una procedura da rispettare e tra l'altro, essendo la compianta Paola Angela Luminelli deceduta da meno di 10 anni, abbiamo dovuto chiedere una deroga. Quindi aspettiamo fiduciosi l'esito, il parere della prefettura, che dovrebbe arrivare credo entro la giornata di lunedì, e poi avremo appunto intenzione di procedere con questo piccolo grande passaggio, per noi importantissimo, dal grande significato, il giorno 3 ottobre, non casualmente, ma perché lo spiegherà poi l'amico Antonio. Io non vi rubo altro tempo e attendiamo tutti di sentire. Con me al tavolo, oltre all'amico Lucio, c'è il presidente dell'associazione Luminelli,
professor Giannoglio, il vicepresidente dottor Aurelio Sciarraffa e, lo conoscete tutti, il professor D'Amico, che è l'organizzatore di alcuni eventi artistici fondamentali per la nostra città. In questo momento tutti sapete che c'è la mostra del futurismo che sta riscuotendo un grande successo di pubblico e, se permettete, anche di critica, perché è una mostra straordinaria che figurerebbe bene in qualsiasi museo, in qualsiasi palazzo espositivo, credo, in Italia. Per completare quello che diceva il signor Sindaco, naturalmente la Fondazione e l'Associazione Luminelli ringraziano l'amministrazione comunale per questo gesto di riconoscenza verso Paola e vorrei sottolineare che anche il Soul Optimist International, con una lettera ufficiale al Sindaco, cui mi è stata data gentilmente copia, ha chiesto di appoggiare assolutamente questa intitolazione, perché vedere una piazza, Soul Optimist, come sapete, è un club femminile e quindi loro da sempre sollecitano una presenza femminile sempre più importante, e credo che questo gesto di appoggio alla nostra iniziativa, alla nostra richiesta, o meglio, alla nostra speranza, che l'amministrazione comunale ha fatto sua, deliberando in tempi brevissimi questo gesto estremamente significativo. Perché il 3 ottobre? Perché il 3 ottobre avviene un evento eccezionale, che non è stato facile da organizzare. Io e mia figlia siamo scesi 3 volte a Genova per definire il contratto e soprattutto per convincere l'orchestra di Carlo Felice di Genova a trasferirsi per una giornata, andata e ritorno nella stessa giornata, perché loro hanno quel periodo, le prove della loro stagione, ma noi non potevamo farlo a settembre per non sovrapporci ovviamente a Domo Sofia, che è l'altra grande manifestazione che cura il comune, e quindi abbiamo portato a ottobre e siamo riusciti a ottenere questo arrivo domodosso di un'orchestra sinfonica tra le principali orchestre italiane da tanti anni. Perché il Carlo Felice di Genova? Beh, vi rivelerò un particolare che non è ancora noto. 5 anni fa, nel novembre del 14, la storia della Fondazione Luminelli inizia da lì, perché in quell'anno chiesi a Paola, allora ero presidente della Iosca, chiesi a Paola se poteva aiutarmi a organizzare un evento che celebrasse in un certo modo il 50° anniversario del club, e l'idea che avevo avuto era: perché non organizzi un qualche cosa in ricordo del tuo grande papà, che era cugino di mia mamma, quindi era una persona di famiglia che tutti noi avevamo apprezzato. E Paola si è detto disponibile immediatamente, tant'è che, molti di voi lo ricorderanno, venne in collegiata la Laura Mazzadori, che era ed è il primo violino della Scala, a tenere un concerto meraviglioso. Paola non poté venire ad assistere a questa serata da lei accettata e finanziata in toto. Allora noi abbiamo fatto una registrazione, gliel'ho portata a Genova, la registrazione del concerto, e poi la fotografia del concerto, e gliel'abbiamo messo una bella cornice d'argento, un grande mazzo di fiori, ed è stata, lei mi ha scritto alcuni giorni dopo, che era stata una delle più belle giornate della sua vita di quegli anni, anni che erano abbastanza tormentati, perché lei viveva con la mamma di 100 anni, che si stava spegnendo, e quindi le aveva dato proprio un colpo di gioia. E poi il fatto che nella presentazione del concerto avessimo ricordato la figura del papà l'aveva commossa. Da lì ha preso poi il via tutto il discorso dell'associazione, poi quest'idea di fare delle manifestazioni, non una tanto, ma di renderle continuative con lei presidente, tutta una storia che ormai è nota e che conoscete, per cui il concerto è nel novembre del 14, nel dicembre del 15 Paolo viene a Domo e fonda l'associazione Luminelli con lei presidente e io il suo vice, e da lì è iniziata una storia che poi è successo quello che è successo. L'associazione è partita bene e poi purtroppo pare mancata, ma ha lasciato quel lascito di cui siete tutti al corrente, per cui noi riteniamo che il fatto che una piazza venga intitolata ed è un gesto significativo
anche per Genova. Io ho parlato in questi giorni sia col Teatro Carlo Felice sia col Comune di Genova, e l'idea che a Domodossola venga fatta una piazza in onore di una cittadina genovese che ha lasciato tutta la sua sostanza per una città che non è Genova, che è Domodossola, ma che però continua a finanziare due cose fondamentali per Genova: il premio Paganini, che viene fatto al Teatro Carlo Felice, che noi abbiamo ereditato come fondazione e che continuiamo a finanziare al posto di Paola, e poi il Circolo Filosofico Ligure. Per cui quando Lucio mi ha chiesto di mandare al prefetto la documentazione biografica e soprattutto bibliografica di Paola, perché questi funzionari prefettizi potessero verificare la validità di questa persona al di là del fatto che avesse lasciato una montagna di soldi alla città. Beh, noi ci siamo impegnati e abbiamo preso contatto con l'Università di Genova. Ne è venuto fuori una raccolta di scritti, di libri, di articoli, di conferenze impressionante. Se tu l'hai vista, quella che ho consegnato alla tua segretaria comunale, è praticamente un fascicolo, perché Paola a Genova non era solo quella del premio Paganini e non era solo la figlia, nel campo culturale e soprattutto della filosofia, che lei aveva conosciuto e amato in età già avanzata, quando lei aveva ormai le soldi di una pensione, stava terminando la sua vicenda di insegnante di lettere, si è appassionata a filosofia e ha scritto una qualcosa di meraviglioso, tant'è che tra le cose che faremo l'anno 21 sarà probabilmente la stampa di un'antologia degli scritti di Paolo Rubinelli, ma questo ne parleremo a gennaio. Quindi l'evento culturale, di cui adesso lascerò la parola a Aurelio per presentarlo, l'evento musicale, è importante perché chi verrà vedrà un'orchestra che per assistere alle manifestazioni e ai concerti di questa a Genova si pagano cifre importanti. Noi la portiamo dopo, paghiamo tutto, cachet, trasporto, tutto quello che c'è, gli offriremo una mezza cena perché la cena non fa tempo a prendere, eccetera, ma l'evento artistico è superato dall'evento emozionale, per cui io spero attentamente che la prefettura ci dia l'autorizzazione a far sì che quando scopriamo la targa sia presente anche l'orchestra che ha visto l'opera continua e meravigliosa di Mario. Sarà presente la banda, che come credo ormai tutti sapete, fu diretta per una ventina d'anni dal nonno di Paola, Giulio, che era appunto il papà di Mario. Quindi questa famiglia, il nonno, il padre e la figlia, sono legati a filo assolutamente doppio, triplo con la città di Domodossola. Paola ha legato il suo nome al punto di essersi meritata la riconoscenza dei cittadini, che si manifesta sì attraverso l'intitolazione di una piazza, ma soprattutto con la riconoscenza delle persone che vengono gratuitamente, e questa è la differenza profonda tra noi. Quando siamo andati a vedere delle manifestazioni a Carlo Felice abbiamo pagato fior di quattrini, perché per vedere le opere i teatri costano. Sapete cosa costa la Scala, non pensate che il Reggio di Torino o Carlo Felice di Genova costino molto meno. Noi offriamo il grande concerto in onore di Mario Rubinelli e in ricordo di Paola alla città in modo totalmente gratuito. E questo devo dire che è un segnale molto forte. Domodossola viene da giorni